Questa puntata speciale, l'ultima tra le altre cose, festeggiamo dei compleanni, ormai è assodato e in questi giorni ce n'è uno importante. Eh, parlo dei 75 anni di un mezzo di locomozione simbolo dell'Italia, la Vespa, io non posso dire il nome, eh, nemmeno il nome della fabbrica che la produce, perché sarebbe pubblicità e neanche tanto occulta. Quindi io mi limiterò soltanto a dire che uno dei capi di questa fabbrica, Enrico Piaggio, nonostante fosse a capo di un'azienda aeronautica, eh, chiese nel 1946 all'ingegnere, inventore e aviatore eh, Corradino D'Ascanio un mezzo di trasporto terrestre leggero, a due ruote, a basso costo, con comodo e non sporchevole, adatto alla guida di tutti, comprese le donne. Anzi, soprattutto alle donne. Oggi può far sorridere questa specifica, no? Soprattutto alle donne. Ma nel 1946, quando nacque la ah, Vespa, <ride> appena due generazioni fa, poi in effetti è eh, quella dei nostri genitori più o meno, eh, questa frase venne specificata in modo chiaro, netto, repentino. Noi non eravamo all'epoca nemmeno una repubblica, c'era ancora la monarchia nel 1946, c'era Re Vittorio Emanuele III e quando nacque questa, eccola qua, vedi questa qui, questa qui con questa Vespa i ricordi sono un po' in bianco e nero, eh? come il bianco e nero del film Vacanze romane che fece innamorare di Audrey Hepburn eh, tutti gli italiani. Questa Vespa, eh, come vedete, ha dei parafanghi ben evidenti, enormi, no? perché veniva guidata nelle strade dissestate, piene di buche nella Roma del secondo dopoguerra e della ricostruzione. Buche enormi, talmente enormi, che eh, il sindaco di allora, Salvatore Rebecchini, eh, fu costretto a dire ai cittadini chiedo venia ai romani ma persistono delle buche cagionate dai bombardamenti del periodo bellico e eh, si era scusato ora noi immaginiamo che uno scooter come questo eh, sia stato guidato da un giovane dell'età di mio padre eh, e magari costui Sarà arrivato, che so, sotto casa della sua innamorata avrà citofonato, suonato. Anzi, all'epoca non c'era il citofono, si parlava col portiere o si gridava dal balcone. E seduto su questo mezzo avrebbe atteso un bel po' l'arrivo di lei sotto il portone eh, che poi sarebbe costei arrivata, scesa in ritardo, bellissima, però in un giorno di giugno. Eh, ben truccata, eh, con un fazzoletto per tenersi i capelli e con una bella gonna a fiori, la gonna che l'avrebbe così obbligata a sedersi di lato, così come facevano le donne dietro di lui, aggrappandosi al petto eh, del pilota, insomma. E lui, che ne so, in questa giornata di giugno può aver detto a lei: Sei emozionata, Anna Re? E lui un po' sì, ma oh, a Dulie non esageriamo, eh, mica la prima volta che mi vieni a prendere con la Vespa. No, <ride> ma no, Annare, dicevo, sei emozionata perché dobbiamo andare lì, non ti ricordi? Ah, già sì, sono un po' emozionata. In effetti, quello era un giorno importantissimo di giugno perché lui avrebbe accompagnato lei. A votare, votare, dice come una donna a votare. E che c'è di strano? Che c'è di strano? <ride> Era la prima volta che le donne votavano nel giugno 46, la prima volta, e quindi in quel referendum eh, noi dovevamo scegliere se essere una monarchia o una repubblica. E addirittura c'era stato il Corriere della Sera che aveva scritto un articolo di istruzioni proprio per le donne su come votare. Il giornale aveva raccomandato alle signore di non mettere assolutamente il rossetto per andare a votare, perché le schede all'epoca venivano chiuse alla fine come le vecchie buste delle lettere d'amore, quindi la colla andava umettata con le labbra. E se si lasciava casualmente del rossetto su queste schede, eh, quello sarebbe stato un chiaro, netto segno identificativo e, e il voto sarebbe stato così annullato. Ora nel tragitto eh, verso il seggio elettorale, eh, grazie a questa Vespa, quei ragazzi del 46 avrebbero provato emozioni nuove, gesti sconosciuti. Dice perché? Perché... E le, le due mani si dovevano incontrare no? per far salire lei, aiutare lei con quella gonna a salire sul sedile posteriore, quindi vieni cara tesoro, accomodati no? e poi guidando i maschi, i ragazzi eh, di quell'epoca, eh, no? accelerando leggermente, quindi sulla manopola del gas, accelerando, non eh, facevano altro che no? eh, per, per forza di inerzia aumentare la velocità e lei per non cadere doveva aggrapparsi al pedale di lui per non cadere proprio dalla Vespa stessa. E la Vespa in questo caso va come vanno gli anni in Italia, come scorre la nostra vita e la nostra storia italiana e in un batter di ciglia è già trascorso un quarto di secolo. Siamo negli anni 70, quella, quelli dei figli dei fiori per capirci, dell'amore libero e di un indimenticabile slogan, ripreso poi da, da una canzone di Vasco Rossi, eh, Chi vespa mangia le mele, non so se l'avete mai sentito, insomma lo slogan, che occheggia un po' al peccato originale, a, al femminismo, all'emancipazione, e eh, quindi un po' sesso, droga e rock and roll. Non c'è più in questo caso la generazione dei nostri genitori. Su questo scooter, ma ci sono invece i figli, cioè quelli della mia età, 55 anni oggi, ecco, su quei cinquantini che si guidano a 14 anni senza patente, senza targa, senza assicurazione, qualche volta senza mani e spesso anche senza vespa perché a Roma qualcuno se la fregava. <ride> eh, slalomeggiando per le strade di Roma, eh, strade dissestate di Roma, eh, con le buche. Dovuto, a, dovuto al boom economico, buche perché in piena costruzione, eh, buche enormi a Roma, che il sindaco di allora, Giulio Carlo Argan, eh, fu costretto a scusarsi con i romani dicendo scusate romani, ma ci sono le buche perché Roma è una città in piena riconversione edilizia. E così alla guida della Vespa eh, c'è l'idolo dei giovani. Gianni Morandi, testimonia proprio della, della pubblicità della Vespa di quell'epoca. Sono gli anni delle lunghe stati al sapore di mare, delle comitive numerose, numerosissime, eh, dei pomeriggi passati al muretto e, e i fortunati che possedevano un cinquantino a tre marce e il muretto era. Era una sorta di muretto personale, se, no, trasportabile, perché, come vedete, questo piano della sella eh, ricorda un po' quei muretti di una volta, no? delle comitive. Bastava mettere la Vespa sul cavalletto e l'uomo rimaneva seduto, la donna si metteva in piedi. Si appoggiava così sulla pedana, seduta sul manubrio, rivolta verso di lui, e lui la cingeva con le mani qui, quasi a incatenarla, a non farla scappare, e magari lì. Tra lusco e il brusco, le fronne al fresco ci scappava anche qualche, qualche esperienza, eh, di, insomma, di, di, diciamo un po' mh, non sessuale, ma insomma, mh, diciamo, perché a lei, a lei in effetti un po' andava di stare lì, però si doveva far pregare, le donne di una volta si facevano pregare anche parecchio, ma no dai, ma che fai? Oh! Ma che fai con questi mani? Oh, dai, no! Che ci vede? Chi ci vede? Via qua! Dai, via qua, dai, vieni qua, dai, Dammi un bacetto. No, oh, te lo. Ma che sei pazzo? Ma guarda questo! Dai, via qua, dai, fate toccare! No, che, oh, che tocca! Dai, con queste mani, ma quante mani hai? Ma che sei, la Dea Calì? Dai, un pochetto solo, dai, un pochetto, dai, da, da un bacetto, fammi toccare, fammi toccare. No, no, oh, dai, da, Guarda, ti tocco manco te ne accorgi, guarda, veramente, vai. Proprio, mh, fa, so fatto, so in dolore, per, no, no, Guarda, veramente, no, ba, no, to, oh, che to... No, ti dico no. E l'uomo insisteva, e lei diceva no, e l'uomo insisteva. Alla fine, lei, dopo un po', lei si concedeva, non, non per amore, eh, per sfinimento, perché eh, dopo due o tre ore di insistenza la donna dice, senti io te la do, basta che se sbrigiamo se ne andiamo a casa perché è tardi, se è fatto tardi sono quasi le 10. Pensate, all'epoca alle 10 era tardi, era molto tardi alle 10 e come negli anni 50... L'autista furbetto accelerava per farsi stringere ai fianchi. Adesso, che la donna avendo i jeans eh, saliva a cavalcioni sulla sella. Ecco, adesso il pilota eh, non accelerava, ma frenava. All'improvviso faceva profonde frenate, in modo tale che per forza di inerzia il corpo di lei s'appoggiava sulla schiena di lui e lui, guidando, sentiva parti anatomiche fino a quel momento sconosciute o irraggiungibili, dominate in gergo sentiva, diciamo, denominate in gergo le tette. <ride> e tra un'accelerata e una frenata Eccoci arrivati ai tempi nostri, eccoci qua, in effetti una livrea tricolore sul lato per festeggiare il 2011, il 150 dell'unità d'Italia. Un tricolore, uno scooter che hanno unito, parliamoci chiaro, il nostro paese e non solo. Hanno unito i ricchi e i meno abbienti, gli operai e gli snob, i lavoratori. E i vacanzieri, artigiani e super manager. Ha unito tutti questo mezzo di locomozione. Ha unito la generazione, per esempio, dei miei genitori, quella mia e di Flora, e speriamo che unisca quella dei nostri bambini. Diciamo che nell'attesa che i miei figli guidino una Vespa, eh, intanto in giro ce li porto io eh, a fare lo slalom tra le nuove buche di Roma. Buche talmente enormi che il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha dovuto dire: Signori romani, è con orgoglio che vi dico che queste non sono buche normali, no, le vecchie buche le abbiamo coperte. Queste sono nuove buche, sono le buche del cambiamento, signori. Queste sono le nuove buche disegnate da FUXAS.